Siamo alla provincia di Salerno con la dottoressa e professoressa Anna Cappuccio che ha presentato il suo libro Il potere della narrazione, edizioni scatole parlanti. Qual è il potere, professoressa, della narrazione? La narrazione di un racconto e di una fiaba ha un grande potere trasformativo. Trasformativo perché ci permette di entrare nel mondo interiore, perché il racconto lavora su di un piano che è quello dell'immaginazione, per cui viene visto come qualcosa di neutro, di non pericoloso. Essendo visto come qualcosa di non pericoloso, quindi riesce a raggiungere anche posti che in altri modi nel mondo interiore, che in altri modi e in altri non possono essere raggiunti. Chiaramente la narrazione riesce ad entrare nel mondo interiore e ad aprire porte che in altri modi non si potrebbero aprire e quindi riesce a farsi ascoltare. Riesce ad aprire varchi e riesce a creare ponti, per cui riesce a trasformare delle difficoltà e dei blocchi in elementi di energia, in risorse a cui noi possiamo far riferimento per affrontare la nostra vita. Come è nata l'idea di questo libro? Questa sera sono state coinvolte anche molte classi con le quali lei e anche qualche sua collega ha lavorato attraverso dei laboratori. Come nasce quindi questa volontà, questo desiderio di costruire questo percorso attraverso le fiabe? È nato tanti anni fa e proprio nelle stanze del mio studio. Nacque prima con i bambini perché mi resi conto che il racconto e la fiaba poteva permettere al bambino di esprimere dei sentimenti che non riusciva a esprimere. Successivamente cominciai ad utilizzare il racconto di fantasia anche con gli adulti. Ed effettivamente, soprattutto il racconto di fantasia e la fiabazione, la fiaba, riesce veramente ad arrivare dove non si riesce ad arrivare in altro modo, quindi riesce a smuovere le difese che noi costruiamo normalmente per difenderci da contenuti, da eventi di vita che non sono piacevoli, da sentimenti che ci fanno stare male e quindi anzi riesce anche a stabilire il racconto e la narrazione, soprattutto la narrazione della fiaba, riesce a stabilire un'alleanza con il mondo interiore, sia del bambino che dell'adulto. In effetti è molto importante perché da questo nacquero dei laboratori che vengono chiamati, che sono, hanno il titolo di Fabulando e sono proprio dei laboratori esperienziali dove attraverso l'analisi di alcune fiabe o fiabe conosciute o fiabe prese, inventate anche, si fa un percorso interiore per cercare di capire quali sono i blocchi, quali sono quegli elementi che non ci permettono di vivere in maniera gratificante e quindi si cerca anche attraverso la fiaba di trovare la strategia per superare quei blocchi. Per cui questi percorsi esperienziali sono dei percorsi molto importanti per una consapevolezza emozionale, quindi per poter conoscere le emozioni e che è fondamentale, consapevolezza è fondamentale per poter poi gestirle diversamente e vivere quindi le emozioni, tutto l'ambito emozionale, in una maniera più gratificante e soddisfacente. Perché nelle scuole? Perché il lavoro inizia anche là, diciamo, Assolutamente. attraverso, ecco, un lavoro che potenzi anche la consapevolezza emozionale, vuol dire dare ai ragazzi non soltanto degli strumenti cognitivi, ma anche strumenti emozionali per affrontare poi la vita. Prima lei ha fatto un distinguo, ci sono le favole, quelle canoniche, no? E poi ci sono quelle inventate. Come si agisce quando si fa riferimento a quelle conosciute? Perché ho capito il meccanismo che sottende all'utilizzo della favola perché inventata, quindi attraverso quella si riesce a esprimere l'insondato, diciamo così. Ma qual è il procedimento invece che si innesca quando la favola è conosciuta? Quindi c'è un inizio, c'è un finale, c'è una storia già
ricostituita, sì. Già strutturata. Ma è la stessa cosa, perché ogni fiaba, anche di quelle canoniche, di quelle che noi conosciamo, fanno leva su alcuni meccanismi interiori, esprimono alcune emozioni. Bisogna solo conoscerle. In effetti c'è tutta, diciamo, tutte le storie conosciute lavorano su alcuni elementi emozionali. Conoscendo quali sono gli elementi su cui lavorano queste storie, si possono prendere, si può fare riferimento anche a queste storie strutturate, conosciute, antiche, possiamo dire, per poter lavorare poi sia con i bambini che con gli adulti. Stiamo arrivando alla fine della nostra intervista, anche se le domande potrebbero essere tante. Lei durante la serata ha fatto riferimento al fatto che a volte le persone che sono coinvolte in questo processo, diciamo così, possono non avere il finale. E quindi qual è in questi casi l'approccio del terapeuta? Lascia correre, ci sono dei tempi, si lascia all'altro la possibilità di strutturare nella propria mente quello che poi dovrà essere? Come funziona? Quando non c'è il finale vuol dire che si deve ancora lavorare su quello che è il percorso interiore. Per cui non c'è nessun problema, non è qualcosa di negativo, vuol dire solo che c'è bisogno di tempo, c'è ancora bisogno di esplorazione del mondo interiore per poi poter trovare alla fine il proprio finale. Ultima domanda, bruciapelo, qual è la favola che alla dottoressa Cappuccio piace di più? Ma ce ne sono tante, però potrei dire che la favola che mi piace di più è quello che mi racconto ogni giorno. Bella risposta e giusta conclusione di questa interessante serata. Grazie. Grazie a lei.